Ma cosa tira l'onda energetica? A quanto pare sì, quella è l'ugola di Goku trapiantata sulla nave di Schettino. Cosa sta succedendo? Tuo gioco è sempre più forte. Dragon Ball XYZ Schettino. Schettino Edition. L'ho visto anch'io, era in fumetteria, guardi, bellissimo. C'è l'assistente che sta ridendo. In video non si può troppo vedere, metteremo la webcam solo per la faccione dell'assistente. Perché 10 secondi fa io ero lì che dicevo: no, oggi non registro niente. Di colpo lì mi entra istante l'assistente, mi fa: capete? Io gli rispondo: affanculo. Ero assistente? Posso dirti una cosa? Dica. Capete? Affanculo club. Senta, andiamo a farci una bella vacanza col capitano Schettino, che è giù al porto che ci aspetta. No, il porco, il porco non è quello che vende le robe. Sinceramente parlando, non sono sicuro di voler andare da Schettino. Non nemmeno io, ma ormai abbiamo iniziato sta tragedia. Non è un gioco, è una tragedia. Buongiorno. Yay, andiamo in crociera col capitano. One Piece, ciurma. Guardi, le do il copyright a Ceffoni, santo cielo. Ok. Andiamo tutti all'arrembaggio. No, ci vado a lei, guarda, io me ne vado, torno a mangiare una pizza di là. No, aspetti, non mi faccio cominciare la partita, non mi ricordo i tasti. No, non ho capito l'abilità. Oggi volevo fare il faigo senza il cuoricino. Ok. Buongiorno, buonasera. Buona. Cominciamo. Cioè, ci attaccano già dal cielo. Ma perché? Ah, cos'è? Cos'era? Ma cos'è? No. Aspetti, no, no. Aia. Abbiamo cominciato malissimo. Le caramelle. Allora, mi io attacco il signore, lei attacchi le cose. Ah, Le caramelle mi attaccano. Come le caramelle? Ma cosa c'è? Un polipo? Assistente, stiamo già cominciando traumatizzati, Giurma. Ma basta. Aiuto, mi lanciano le caramelle. Non credo siano caramelle, i polipi con le caramelle non l'ho mai sentiti. Capito che l'Aribo fa gusti strani, però. L'Aribo è la botta. Sì, aspetta. No, no. Sempre in coppia, noi. Come si muore noi in coppia, si sente una cosa incredibile. Guarda quanto abbiamo fatto, guarda. No, beh, siamo appena all'inizio. Lo faccio vedere io al capitano Schettino, si fidi, è amico mio, anzi. Mio cugino ha lavorato per conto per lui, non, cioè non l'abbiamo più rivisto il cugino, però. Aspetta. Si sente petto. Sapevo dov'ero. Petti. Ah, sì, che lei c'ha i frisbee, è vero, lei, i boomerang. Il mio frisbee è differente. Da colpire lui. Si sente, mi muoia più in basso la prossima volta, cortesemente. Le caramelle le devi prendere. Le caramelle, no, se non sono. Aribo! Non le mangio io. Ah, proprio lui. Sì, anche la barca, credo. No, solo lui. Oh no, ecco perché non gli facevo una ciolla di danni. Le caramelle. Petti. No, c'ero quasi. Ma scusa, quel barile non si rompe mai. No, il barile non si rompe, però rompe la ciolla. Fatta, assistente, fatta qua, eh. E che belle vacanze che l'ho portata a fare io, ma porca. Oh, Cos'è? Chi chiama? Chi chiama? Perché? Cos'è? Signore, no! Signore, vada via! Cos'era? Mi ha schizzato tutto, assistente! Non vedo niente! Mi sento violato! Petti. Anzi, non era viola il colore, ma. Aia! Era una caramella da prendere. Petti. Chi basti chiamare gli amici? Cos'è? Oh, ho visto una pinna e non mi è piaciuta, assistente. Cos'è? Sharknado è arrivato? Petti, che non vedo niente? No! Aspetti, no, non mi fido, tanto che sputa le caramelle della. Perché mi sono alzato? Devi prendere la doppia! Detti! C'è troppo. Si sente? Ho provato a prendere la doppia. Non mi lasci con Schetti. Cosa? Chi chiama ho adesso? Ho cercato di prendere la. Cos'è? Merda. Cos'era? È un pesce cane! Salvami! È un pesce cane, no! Mi stavo guardando il pesce cane, mi sono distratto tantissimo! Ah! Non l'ho neanche visto. Il pesce cane col guinzaglio, no, Mi sento preso per il chiurlo da Schettino. Schettì, ero torcazzo però, No, eccolo che chiama Genti. Chi chiama? Ho ancora il polipo maledetto. Insalata di polipo. No, non è vero, insalata di polipo mi piace, che mi fa strano il polipo. Libro! Signore! Fischi e cos'è? Attento, pesci cani! Ho visto! Adesso li possiamo attaccare. Sì, vabbè. C'è qualcun altro che vuole attaccarmi, cortesemente? C'è troppa roba che si muove. Schermo! Mi sputano le cose. Perché non vado di chase? Perché sono qui. Si stente, non posso prenderla lì, però. Non mi rompa che gli schizzi tutto. È arrivato Bendy Ding Machine, è arrivato, versione piratesca. Piace Bendy. Sì, aspetti che io non faccio minchiate io. Signore, si leva dalla ciolla. I cani! Aspetta, mi fermo qua e li attacco tutti. In teoria, ok, non sto facendo troppe minchiate. Oh mio Dio, riesci a giocare da solo? No, perché l'ha detto? Perché l'ha detto, assistente? Perché volevo giocare anch'io.
Ok, quasi a metà, assistente, quasi a metà. Ho paura di sapere cosa succede dopo. Schettino, ti preferivo quando dicevi il capitano e non il pirata. E guarda come si riduce la gente. È colpa nostra. Io non... Ah, sì, è vero, abbiamo lavorato per Schettino su Overcooked noi. Se vi siete persi quella serie dovete guardarla. Gli abbiamo rovinato la cucina e basta, al massimo. Al massimo la cucina. La reputazione se l'ha rovinata lui. Gli ha impelato tutta la cucina. No, lei l'ha impelato, era lei il gatto. Lei era il barbone, scusi. Gli ho loro imbarbato, forse. Schettino rotto la ciolla. Ok, ma perché c'ha gli amici, Schettino? Cos'è? Ok, ok, Sharknado. Tento sopra. Eh sì, vabbè. C'era qualcun altro? Non so nemmeno io dove rifugiarmi. Schettino! Basta queste caramelle, non le voglio. Sì, oh, ti fa morire di diabete o ti affonda con la nave, una delle due. Aspetta. No. Ok, non vedo niente. Ma tu non vedo proprio niente. Aspetta. Aia! Non vedo una ciolla. Ti spiace quei due. Il suo schizzo è differente, signor Schettino. No, i cani, cani. Aspetta, pesce cani. Aspetta, falli fuori piano. Caboglia, chi gli arriva adesso? Ti chiami? Pesce cane, occhio. Non ti sopporto. Cos'è? La nave mi ha sgattarrato addosso. Senta come vibro, lo sgattarro vibrante. Non ho visto solo che è arrivato uno sgattarrone. Io ho visto che stavo masticando. E poi ci ha sgattarrato in faccia. Glielo dico io, sono coperto di bava e non è mia stavolta. E lo squalo non mi ha sputato. Guardalo disperato. E io sento come vibro. Oh, io vado dice. Attento che sgattarra. Sgattarra, ho detto che sgattarra le palle. No, aspetta, signore. Aspetta. Non capisco. Nemmeno io non ci ho capito una ciolla di niente. Attento allo sgattarrone. Porca boia, lo sgattarrone. Modò, Schetti, rotto la minchia. Vabbè. No, avevo appena smesso di vibrare. Il squalo. Aspetta. No, dove squalo? Non l'avevo visto. Porca boia, grazie assistente. Ui. Però non vibro più, il lato positivo è che non vibro. Occhio, la palla. Scattarrone. Sì, ma c'è troppa roba, assistente. Sempre in coppia io e lei si muore, dove eravamo arrivati? Un pochettino più avanti, ma neanche troppo. No, la palla di cannone. Ed è nuovo che vibro. No. C'è qualcun altro che deve rompere la ciolla? Tec, appunto. Aia. Ho schivato l'infinito e oltre. No. Vado. Troppe cose che si muovono. Ma non lo sopporto più. Ti giuro, se mi sgattare. No, vado dicendo. No, lo squalo. Aspetti, arriva. Qualcuno mi aiuti. I miei traumi sono differenti. Bravi. Pigliati tutto il mio schizzo di mare. No. No, assistente, addio. Tanto piacere conoscerlo. Cos'è? Ha mal di pancia. Cos'è? Oh mio Dio. Arrivederci, assistente. No. Cos'è? Cosa ti ha sgattarrato addosso? Cos'era? Ho avuto tanta paura. No, mi piace che... Cioè, più o meno il verso che ho fatto io. Sì, più o meno è quello anch'io. Notare come la sua ugola c'ha una bocca. Mi sono spaventato. Ok, non si preoccupi, la difendo io. Addio, assistente. Paura. Madonna, c'ho paura. Sparagli Lugola. Cos'è? Mi è arrivato qualcosa dal cielo. Aspetta. Spara Lugola, spara. Porca boia. Aspetta. No, l'ho sparato. Dimmi che conta comunque. Non so se conta. Certo. Lo dicevo io che cantavo. Salvami! No, e salvami dove? Non correre! Aspetta. Stai basso! Dai, vabbè, mi ha sputtato in faccia. Cos'è? No! Ma cos'è? Tira l'onda energetica? A quanto pare, sì, quella è l'ugola di Goku, trapiantata sulla nave di Schettino. Il peggior anime che io abbia mai visto, Ma dimmi te, ma... Cosa sta succedendo? Tuo gioco è sempre più forte. Dragon Ball XYZ Schettino. Schettin Edition. L'ho visto anch'io, era in fumetteria, guardi, bellissimo. Occhio, basta, ti abbassati che non ci frega due volte. Onda energica. No! Ai! No, vabbè, che fetente. Mi ha morso. Aspetta, male. Posso mettermi davanti e tentare di pigliarlo? Aspetta. Vete di schizzone. Forse sì. Allora. Mi sputacchia comunque, non me ne frega. Aia! Sì. Cosa è successo? Pigliato. Oh mio Dio. Mi sono messo abbassato sotto. Comunque mi pigliava, ma ero perfetto per pigliarlo con lo spread. Non lo dica, assistente, non lo faccia. So che lo sta per fare. Glielo leggo nel pensiero, non lo faccia. L'ha fatto il gioco per me. Non vale. La porca di quella porca. Oh mio Dio, Schettino mai più. E non mi imbarco mai più col Capitano Schettino. Al massimo come cuoco su Overcook, ma se no mai più. Capestacciolla, veramente. Guardi gente che imbarca Schettino. Ma dimmi te, addio, no, basta. Fuori di qua. Mal di gola sta cosa. No, a me è venuto mal di gola, mal di palle. E adesso abbiamo aperto la strada per l'altro. Oh! Tartaruga!
La tua amica tartaruga, la tua amica tartaruga. Vai via, vai. La tartaruga via, ninja sua. Ci parlo e voglio. Ok, va, non la voglio, mi puzza anche di cosa. Cosa ciao, vuole? Ciao. Non le dà la monetina. Cosa stai guardando? Posso avere una monetina? Ah, ti ha detto che parlava del bianco e nero. È l'unica cosa che io dal tonico riesco a capire. Perciò l'ho girato via. Offesissimo. Oh no. C'è una nave precipitata anche qua. Questa era la vecchia nave di Schiettino, ma questo Gardala, la nave del Gardala. No. Fidati, Gardala. Mi fido, assistente. Guarda, guarda, c'è anche lo shop, vedi qua. No, lo shop è da quest'altro lato. Qui la biglietteria, ti prendi il biglietto e vai a Gardala. Signora, assistente, io la mando da qualche altra parte, non a Gardala. Vuole di nuovo fare un livello marittimo marino? Ok, ce la posso fare, il mio corpo e è pronto. E qua si mangia le pappe che costano tipo 30 okay, euro. Ok, preferisco il livello, cosa potrebbe mai essere. No, vi giuro, c'ho paura. C'ho paura, cos'è stavolta? Dove siamo? Quegli aerei? La polipo! La sirenetta! Ciao Ariel! Ciao Ariel! Anch'io ho pensato la stessa cosa. Minchia, cosa fa? Ride malissimo. Ma cos'è? No, ma no, signora, no, è una di quelle. Ha mal di gola sto porca... pesce. Porca, aia, mi hanno già fatto male. Signora, arrabbiato? Signora no, non sa gestire il pesce. Cos'è? Ariel ti sei... Oh mio Dio, beh, no, è fattibile, fatti. No, no, beh, mi sono gasato troppo. Mi sono gasato troppo. Cosa sta succedendo? Il mio corpo non è pronto. Aiutati, dei Caraibi. Guarda che roba. Cos'è? Un cavalluccio marino, ma no. Che carino. Ah, attento, attento che ti piglia. No. Le anguille, anguille elettriche, che schifo. Vai, addio. Dove sei? Sono morto in paradiso. Dove eri? Ma perché eri? Avevo anche il super pieno. Così. Quella famosa tartaruga ninja di mare. Guardi come è incazzata con la vita. Cos'è successo? Beh, noi siamo andati malissimo. Però veramente, oh, Ariel è ridotta malissimo, Non ho capito niente. Nemmeno io sparavo e porconavo. Ed è la crisi, a quanto pare le sentono anche le sirenette. Ho visto, c'ha un peluche in testa? No, è che lo sia un polpo morto perché è diventata calva. Ok, ok, non è così difficilerrimo. Basta solo schivare i porchi e le cose che tira, guardala come faiga. Aspetti, vado di bombe. Le bombe ti rendono più bella. Aspetta, ma ci mettiamo sopra. Le bombe sono differenti. Mi metto sopra, forse. Aspetta, ma perché questo delfino? Lei attacca il coso, lei attacca il coso. Mi straccio la minchia. Ma, aspetta, il cavoluccio marino che faceva? No, cos'è? Aspetta, attaccalo anche dall'altro lato. Attaccalo. Eh sì, ciao. Aspetta, cosa chiama? No, però se io mi metto qua, in teoria non dovrebbero arrivare. Aspetti. Ok, arrivano comunque, sono morto, arrivederci. Dove sei? Ma perché? Renditi utile. Vabbè. Che cattiveria, guarda di... Siamo andati meglio prima. Ho provato le tattiche del DeLong Gamer, sono cazzate. A parte che il signora le puzza la scella di pesce marcio. Scusi, signora tartaruga, ma lasci stare. Occhio, no, mi sa che è meglio non sparare la bomba. Si spara lo stesso. C'è qualcos'altro che devo schivare. Piccolo! No, aspetta, gli sparo un missile. Piccolo! Aspetta, si pigli tutto. Oh mio Dio. Aspetti. Perry! Perry! Tutto cazzata! Aspetti, sparo tutti i miei missili, signor Ariel. Assistente, se per caso muore, si pigli la mia vita senza pensarci due volte, Attenta che torna su. Aspetta, che no, è quello dell'anguilla, mi metto qua. L'anguilla non la voglio! Lasciami stare! Che fa? C'è il signore lì che... No, aspetta. Si sente, non posso restare senza di lei. Dio, si sente. No, sono vivo ancora. Ok. Troppo vicino. No, questi li possiamo schivare. Prim, aspetti. Ho preso un po'. Troppa roba a schermo. Mi ha salvato. Perché mi ha abbandonato, si sente? Hai il super, davvero? Aspetti. No, se mi andava via la signora adesso soffrivo tantissimo. Cos'è? No! I pirati morti dei Caraibi mi fregano sempre. Dai, a metà ci siamo arrivati. Cioè, notate la signora come è rimasto tutto. C'è il fantasma bloccato qua. No, secondo me è un rutto, adesso ti tira un rutto che ci stende entrambi. L'ho visto. Oh mio Dio, non è malaccio, però una marea. Il cavalluccio sotto che schizza mi piace da morire. Cioè, prima abbiamo il pesce cane, adesso il cavalluccio marino. Ok, c'è ancora la tarta. Aspetta, no, i pirati dei Caraibi. Oh, vibro. Porca di quella porca. Aspettate di tiro le bombe. Non mi rutti, signora, porti pazienza. La mia vita è diffidente. Aspetti. No, mettomi. Salvami. Volevo dire, stavo venendo a salvarla. Poi mi sono tipo mezzo soffocato e via dicendo. Cioè, notare la signoria come strangola il povero pesce.
Oh mamma mia, ma perché, Caped? Perché ci odi? Oh, che ho dovuto pagare. Ho le patatine del Mac che tipo mi risalgono la corrente tipo salmoni. Speriamo che non sputino fuori come i fantasmi. Andiamo avanti, va. Ok, lei canta, io so qua che dentro di me sto soffrendo tant'è. Cos'è? Oh, cos'è? Cos'è? Oh. Ursula! La dove vai? Oh madonna, la preferivo prima col coso morto. Ah. Cos'è? Cos'è? Medusa! Ma se si muova, si tenta, si muova, si muova. Oh no, dobbiamo far fuori le cose. Aspetti che c'ho il super anch'io. Ce l'hanno fatto fuori tantissimo. Sì, ce l'hanno fatto. No, 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 no. Ho paura. Aspetta, aspetta, gli abbiamo fatto fuori un po' di tentacoli. Vai via. È la Slenderman del mare. Aspetta. Vai via. Aspetta, porca di quelli. Sì, è vibro. È vibro. Bene, bene. Mi metto qua sopra, magari non riesce a pigliarmi. No, mi piglia. Diventa piccolo. Mi è diventato piccolo a me, sono morto. Moriti, Mauro. No, 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 no. Bastarda schifosa. È il potere dell'Enel è forte in lei. Come fai a far fuori tutta sta roba? Cioè, già era accessa prima, eh. Adesso dopo che mi sono dita sulla 220 è peggiorata tantissimo. Fa sempre morire da ridere sta cosa. No, signora, signora rotolacciola, avanti, su. Non ho paura di te. Aspetti, vado di missilozzo, aspetti, aspetti. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, eh sì, ciao. Cioè, notare che gli escono tipo tentacoli dagli occhi, eh. Ok, ok, no, aspetta, aspetta, faccia fuori cose. Non mi piacciono le anguille. Au. No, poi. Sì, ma ne stanno arrivando. Eh sì, ciao. Diventa piccolo. Diventa piccolo, petti, petti, petti. Tanto non schivo. Comunque, ne stiamo uccidendo un bel po'. Ne abbiamo ucciso un bel po'. No, 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 no. Ok, ok, ok. Come ho fatto? No, sono morto, sono morto, sono morto. Ok, ok. Ho sbagliato il piatto. Sì, io. No, 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 no. Aspetti, 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 aspetti. Mi sto cacando la vita e oltre. Cos'è? Guarda com'è contenta. Oh, ma sono tornati di nuovo. Aspetti, no, 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 ci ammazzano in due. Lo sentivo, guarda, l'ho previsto, ci ammazzano in due. Ah, eravamo arrivati così all'ultima trasformazione. Ma perché c'è un'altra? Eh beh, sì, certo, è troppo semplice, se no diventa ancora più bella. Ah, più bella. E balla ancora di più. Stasera, guardi, le faccio un'aria e la lo spiedo. Ma poi glielo ficco su per... glielo faccio vedere dopo dov'è il coso. No, ma scusa, come al solito non c'è la pizza. Ah sì, è vero, abbiamo la pizza. Che voi pensate che scherziamo, ma in verità sì, dopo che registriamo siamo talmente traumatizzati che c'è la pizza e lo psicologo. E non in questo ordine, a volte la pizza e lo psicologo e anche il pizzaiolo. Abbiamo detto, uniamo l'utile al dilettevole. Si chiama pizzicologo. Pizzicologo, no, pizzicologo ti direi un pizzicotto. Pizzicologo. Aia! Pizzicologo, pizzicologo. Li schivo tutti, c'ho il potere. Ma signora è stronza però anche lei, scusi la franchezza, Ha rotto veramente tanto la ciola. Se stiamo distanti... No, come non detto, e vibro di nuovo, e vibro di nuovo. Ho vibrato. Porco buio. Madò, ci siamo salvati per botte di percurlo, si sente, non mi si muove più il personaggio. Che è successo? Per un secondo mi si era bloccato l'aereo. Guarda che... c'era un puntino. Sì, bloccato. C'era un puntino. Oh, l'abbiamo beccata. Oh, oh. No, no. Le palline strane. Non tocchi le palline. Ne... capoia. No, vabbè. No, vabbè. Cioè, rimane quindi la testa di minchia di Ariel. Che ci spara i teschi, ci sono le trappole in una galleria che non dobbiamo toccare i bordi. Assistente, la fetta di culo gliela do io o gliela dà lei oggi? Esignini anch'io, esignini anch'io ragazzi. Perché in questo caso l'unica cosa che potete dire è esignini. Aia. Ho fatto malissimo, ho fatto malissimo, scusi assistente. No, no che non mi freghi due volte. Mi ha fregato due volte. La stronza mi ha fregato due volte. Sì, ciao. Petti, 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 dobbiamo solo stare attenti quando fa quel cavolo di attacco. Petti, perché se ci piglia... Mo le trappole! Quanto la odio, si piglia... Madonna, i miei missili! Petti, petti, Ariel, ne possiamo parlare! Petti, ok, 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 dobbiamo solo prevedere dove stanno le trappole. Petti, dobbiamo stare distanti in realtà. Petti, 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 forse ce la facciamo. Ok, ok, ok. No, 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 teschio. Ok, petti, 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 petti. Forse ce la possiamo fare, assistente. Sì, sì, sì. Con che faccia? Guarda il cosa che gli suona la lanina. No, quello col violino mi ha stecchito male. Io la sirenetta non la guardo più. Se c'ho ancora la cassetta a casa dei tempi d'oro la brucio, faccio il falò. Ma porco cane. Bella idea, andiamo in mare ancora. Non voglio più vedere una goccia d'acqua. Vino, casomai. Vino! Ma lasciamo stare. Avevo comprato il telo da mare a forma di ciambella. No, ciambella no, porca di quella porca. Guardi, la ciambella ce l'ho da usare io perché tante volte ce l'hanno messa in quel posto. Oh, non mi dica che ci resta Trenitalia.
Io ho brutti problemi con Trenitalia. No, io, cioè, no, è Trenitalia che ha problemi con tutti. Tutti i miei treni finiscono che si bloccano, qualcuno si blocca. Guarda, parte qua il treno più brutto della vita. Cosa c'è laggiù? Siamo... Cos'è? Un casino? Prova la fortuna. Che fortuna. Noi due, un culo incredibile. Poi una run and gun ci sta. Oppure che prima andiamo, facciamo la run and gun per comprare nuove armi? Cappe, dai, facciamo una run and gun veloce, veloce. Tutte le volte che prendo un treno, questo treno ha problemi. Dove cazzo? Io vado di qua. No, la strada è chiusa. Aspetta, E io passo qua sopra. Cos'è? Siamo finiti nell'antica Grecia. Aspetta, io lo piglio da qua. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, a posto. Vedi, risolto il problema, assistente. Non abbiamo risolto il problema, assistente. Aspetti, no, mi tira le i picconi. Mi tirano le cose. Aspetti. Guarda che torna giù. Ok, attento. Testa, stronzone. Io passo da sopra. Cosa? Assistente, non mi muoio così all'improvviso. Avvisi prima di morire. Ho deciso di morire male. Così, senza neanche dirmi, guarda che muoio domani. Ah, la capra è tornata. Petti. Ok, monetina presa. No, assistente. Petti, non mi tiri il piccone. Aspetta, ho paura che mi cosi. C'ha un alito de merda. Ok. Assistente. Puoi fare cosa? Colpe, c'ho paura. C'è l'audio buggato. Ah sì, c'è l'audio buggato, è vero. C'è Claudio buggato. No, petti, sono messo male. Petti, devo tornare su. No, più su. Adesso le mie mosse tattiche. Ma... Lo sapevo. Eravamo appena agli inizi. Che cos'è? Siamo nella mitologia greca, a quanto pare. Lei sa porconare in greco? No, però vedo un mostro di formaggio. No, credo sia fango, non è mostro di il mostro della mozzarella abbiamo trovato. Petti, bravo assistente. Porca boia. Non hai capito niente? Non ho capito. Oh, dovevamo usare il contro. Aspetti, salti. Guardi l'età. Oh, mi ero dimenticato che sapere una cosa? Che abbiamo fatto la pirlata. Sì. Mi dispiace, assistente. Ah! Però ho preso la monetina. Via. 2 su 5 ne abbiamo. Aspetti, cos'è qua? No, i punti non mi fido. No. Cos'è? Ha voluto il mostro di mozzarella. No, cos'è? Eh sì, certo, è arrivato pure il cugino di Bose. Ah no, è il cugino del draghetto. Grisù. Cos'è Grisù? Vuole fare il pompiere. Petti. Cos'è? Il delirio improvviso. Stay alive. Ok. Quanto è lungo? Ti salvo io. Oh, sono salvato veramente. Davvero? Non ci ho fatto caso, ero in panico totale. Scusi. No, era un satiro. Aspetti, gli faccio il mega attaccone, non so cosa faccia. Cos'è? No. Ok. Però la porta l'abbiamo buttata giù. Petti. Ci sono i suoi attacchi che mi incasinano troppo la vista. Lo so, ma mi servono per difendermi. Ok, il satiro è rotto il cazzo. Guarda che lei c'è un super, eh. Io ho un super. Aspetti, guarda la monetina qua. L'hai visto? Perfetto, io ci do il satiro qui. Ok. Cos'è? Non lo so. La signorina che è morta. C'è la signorina che è morta. Ah, leone, rotto la ciolla. No! Ho paura di andare avanti. No, è cato il mio schizzo. Cosa fa? Mi sputa l'inchiostro. Mi sputa in faccia. Tutti i bendi a quanto pare. Io non ci vado. No, va, io lì dentro non ci vado. C'è un signore che mi guarda male. Assistente, ho paura anch'io. No, vabbè. Cosa? Eh sì, certo, una fetta di cool. Tu vai avanti dove? Ok, non era da fare il salto in scivolata. Dove eravamo? No! Non stavamo andando male. A parte il signore Brutelli. Notare la camminata molto. Arrivo, ragazzi! Facciamoci le trecine. Oh, madò. Il signore non arriva. Adesso decido di arrivare. Ok. Con calma. Sono calmissimo. Non ho tanto calmo. Non mi sto cacando minimamente. Ok. Monetina, la prendo io, mi sono sacrificato io. Dove sono? Non lo so, assistente, dov'è? No, dov'era? Cadevo. Cadeva, no. Mamma mia, venta come vibro. Il signore mi fa vibrare tutto dentro. Ma porca boia. Ok. Mi sta mettendo ansia. Ma no, ma va ansia. Tutto bene, ma va benissimo, avanti. Guardi, siamo un pro. Monetina. Non ho fatto niente. Tutto calcolato. Non si sa cosa io stia facendo. Non lo so, però lo stai facendo bene. Ok. Aspetti. Non vedo dove sto andando. No, meno io. Vado avanti. Non si preoccupi. Casomai uso una sua vita più avanti. Non può. No. Cioè,
io sono morto per spirito di sacrificio perché dovevo essere quello. No, tu vai avanti, non ti preoccupare, non guardare indietro. Mi hai messo ansia. Ma non è vero, ho capito che c'è una faccia brutta, però è più bella la sua. Ah, me ne vado via, offesissimo. C'è nonno. Nonno, nonno, nonno. Ah, forse c'è anche un signor satiro. Aspetti, no, no, okay. Andiamo avanti che è meglio. Quasi. Un attimo, sweep per cadere giù. No! Credo. Guardi in basso a destra cosa c'era. Credo fosse la piattaforma d'arrivo, assistente. C'eravamo quasi arrivati. Panico, è tornato. No, vabbè. No, io adesso stavo buonino perché non volevo mettere ansia all'assistente. Ma c'ero io così. Sta parte sembra facile, ma è stronza. Ok. Vai. No! Non so come! Avevo ancora un HP. Avevo ancora un HP. Pensavo di essere morto quando sono caduto. Pensavo di essere arrivato perché non Oh mio Dio. Ok, finalmente possiamo shoppare. No, vi giuro, la parte finale l'abbiamo fatta zitti e muti. Come io appena apro bocca riesco a mettere nell'assistente un'ansia incredibile, perché sono io che gli sto rovinando la vita a sta povera giovine. Assistente, va tutto bene? Non la vedo traumatizzata. Pensi alla pizza, pensi alla pizza. Voglio la cioccolata. Pensi alla cioccolata. Pensi a shoppare, la faccio shoppare io. No, ragazzi, no. Andiamo a GameStop. No, GameStop dove? Al pork stop, casomai. Io non so cosa comprare, onestamente. Lei vuole prendere il charge. Quello che fa, ma tantissimi danni praticamente tenendo premuto il tasto. Sì, pensavo. Sì, dice che bisogna essere precisi. Io no. Io no. Lei è molto precisa, assistente. Vada, vada, vada. Mi tengo le monete e le spendo in cioccolata. Ma cos'è? O in zucchero in quel caso. Mi ciuccio proprio lo zuccherino. Zucchero! Quindi mette il charge. Proviamo, dai. Lo vuole provare? Vabbè, no, è nessun problema. Andiamo che ci aspetta il treno che sennò facciamo tardi, assistente. Come al solito. Ma non è mai colpa mia. Ricordi che è meglio essere in ritardo che avere un ritardo. Lo diceva sempre mia nonna. Vado via. No, no, vai, aspetti. Torni indietro. No, che ci aspetta il treno. Già mi stanno succhiando. Non posso passare sui binari. Siete sempre in ritardo. Non prendo mai la coincidenza. E mi tocca spendere 40.000 euro per venire a fare cose. Mi è partita l'assistente. Si è triggerata. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Ho paura, ho genuinamente paura. Devo dover tornare dal lavoro per venire a lavorare con lei. Ok, ok, non si preoccupi, non è un lavoro, è una passione. Oh Gesù, cos'è? 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 Oh mio Dio. Allora, ce la possiamo fare con calma. No, mi lancio agli occhi il signor. Assistente, si è suicidato? Sì. Ok, ok, petti, pari gli occhi intanto. Allora, io vado di chaser, lei pari gli attacchi. Si può attaccare petti. Cos'è? Ah, si può spostare. Oddio, oddio. Troppe cose che si muovono. Oh, triplo. Aspetti, no, assistente, mi resti qua. Mi si è spostato il vagone. Ma io non capisco cosa succede. Si è spostato il vagone in avanti. Come si fa a spostare? Ok, deve toccare la levetta. C'è la levetta lì da perriare. Stiamo attenti. Allora, non spostiamo il vagone. Cerchiamo di metterlo magari al... No, al centro neanche. Allora, io vado di chaser. Lei pari gli eventuali attacchi, ok? Lo dico, il mio chaser dovremmo riuscire a fargli un po' di danni. E riusciamo a stare a debito distante. C'è il signore con la saponetta là sopra, occhio, È lui che mi cambia nel vagone. Ok, ok, petti. È lui che ha cambiato. Ah, è lui che ci ha cambiato il vagone. Perché hanno messo la cosa perriabile? Non potevano trovare un'altra tattica. No. Allora, gli occhi dovremmo riuscire a pararli per un po'. Sì. Aspetta, appena ci provo io. Appena ci cosa. Ok, ce l'ho fatta. L'hai preso? Sì, ok, perfetto. Allora, lei la parria e io cerco di beccare il signore col chaser. Okay. Bravo, assistente. Attento che da dietro ci attaccano. Zucca di Halloween. Perfetto, bro. Buono. Trenitalia non ci fregherà. Assistente, ha preso i biglietti lei, vero? Prima di partire. Come al solito, li hai pagati tu. Non li ho pagati io. Oh, via. Ci sta di sfidone. Il prossimo sfidone sarà perché devi pagare i biglietti del treno. Per andare dove? Scusa. Non lo so, non lo so. Non vado mai da nessuna parte. C'è neanche tempo per respirare. Ok, ok. Dai, non è male, non è male. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Non è male. Oddio. Ok, ok. Il primo l'abbiamo fatto fuori. Il primo l'abbiamo fatto fuori. No. Cos'è? No, aspetti, bravo assistente. Cos'è? No, attento. Dici Halloween. Buona idea di super. Petti. Oddio, si sposta che il signore palpeggia. Il signore palpeggia. Oh, ci sposta i codi. Petti, cerchi di stare in mezzo. Cerchi di stare. No, assistente, mi ha spostato il vagone. Petti, glielo posso da lei. Ok, petti. Sta vibra. Ah! Ok, troppi attacchi insieme. Ci stanno spostando i vagoni in continuo. Vibra. Ah, io mi sposto qui. Aspetti. Ok, fattibile. Arrivo. Grazie. Se il signore lo mettesse di spostarmi i vagoni, ci dobbiamo spostare dove c'è la faccia, così lui non può attaccarci. Aspetti. No, mi ha spostato il vagone mentre c'è. No, no, va bene, non è male, non è male. No, quando è morto, assistente? 20 secondi fa. Ah, sì, mi mandi un messaggio. Ok. Bravo, attento. Non ho una vita da darle, però. Fa lo stesso. Cos'è? Ok, stiamo andando avanti.
Cos'è? Ci sono persone creepy. Ah! Oddio, oddio, Patty, Patty, che faccio? Che faccio? Va tutto bene? No, non va bene. Scattarla! Cos'è? Perché? Qualcuno mi spieghi cos'era quella roba lì? Non lo so, ma scattarla. Scattarla, Trenitalia. Mamma mia. Ma con i controllori hai pagato il biglietto? Non l'ho. Che ne so, l'avesse fatto lei? Io ho portato i panini. No, li lasciate cadere. Li ho mangiati durante il tragitto. Decidi. Ok, ok, ok. Non è difficilissimo, ma quel cavolo di vagone che si sposta avanti e indietro è traumatico. E questo bisogna, secondo me, mettersi di lato. Perché al centro ti piglia l'attacco. Ah, no, quelle sono le anime di tutti i viaggiatori che non hanno pagato il biglietto. Assistente, paghi il biglietto. Questo è l'inferno di Trenitalia. Ma perché normalmente cos'è, scusa? Ah, oi, grande assistente, che era carina. Ok, occhio che arriva il controllore adesso, eh. Perché? Ok, se stiamo al centro, secondo me è fattibile. Metta la saponetta. Sarte tipo quella boia di saponetta. Ok. Ah, brutto punto, brutto punto, brutto punto. Aspetta, vado di chase. Ok, ok, non è male, non è male. Occhio solo alla saponetta. Saponetta, c'è la buono, 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 c'è dato una mano, c'è dato una mano. Ma dimmi questi controllori col cappellino più brutto della vita. Ok, adesso. Beh. Ok, saponetta. Ok. Buono, 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 buono. Male, dove sei? Buono. Oh, ci sposto di lato. Occhio, ci sposto di lato. Petti, petti, la porto in vita. Mi ha mozzicato il controllore. Come ti ha mozzicato? Mi ha mozzicato il controllore, glielo dico io. Cosa? Assistente, mi è morto. Che recuperone, infatti le porto il vagone lì. No, no, ci ho provato, onestamente ci ho provato. Ti giuro, non sapevo dove stavo guardando. Nemmeno io, Petty, occhio che ci sposta, ok. Ci muore, signore, quando è un secondo. Ok, dobbiamo spostarci di lato, buono. Buono, buono, buono. Dobbiamo solo cercare di pigliare sti cosi. Assistente, dove è andata? Oh, sono morto io per salvare lei, arrivederci. Non so cosa sto facendo. Nemmeno io, mi stanno mandando in panico. Occhio che sputa, signore. Arrivo. Riesco, apri. La 2.20, questa ha voluto le prese per ricaricare l'iPhone all'interno dei treni. Questo è il risultato. L'iPhone. Ok, stiamo di lato. Cerchiamo di far fuori intanto uno. Stronzo! Stronzo, aspetti che tanto di spostare il vagone. Ok, ok, ok. Okay. Cerchiamo di far fuori uno dei due intanto. Che è meglio. Perché è difficile da gestire. Aspetti, 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 aspetti. Aia, 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 mi ha fatto malerrimo. Se riusciamo a pigliarlo. Aia! Ci fa danno comunque. Ci spara i fantasmi, hai visto? Sì. Ok, 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 aspetti. Arriva un altro signore, arriva un altro signore. Ok, ok. Troppi fantasmi. Chiamati Ghostbuster. Ah, cos'è? Ok, uno è morto. Uno è morto. Cerchiamo di beccare che i fantasmi si possono sparare. Ok. Sia di lato, sia di lato, sia di lato, sia di lato. Ci dobbiamo spostare di là, ok, pronto? No, no, mi resta vivi, mi resti viva. Ok, aspetti. Ah, sono morto io. Ok. Oddio, ok, ce l'ha spostata lui, ce l'ha spostata lui, non è male. No, non è malissimo. Ok, aspetti. Oh, sono muoio io. Porca boia. Chi è che l'ha spostato il vagone? Il fantasma. Il fantasma. Quando muore, gli cade il teschio rosa. No, e quindi può spostare le cose rosa. Ma che due maroni. No, io devo ancora capire cos'è sta roba. Ok, se ci mettiamo in un angolino. Oh, ecco che arriva il fantasma. Ok, nessun problema, nessun problema, nessun problema. Aspetta, vado di chaser, vado anche di chaser, devo ricordarmi. Ok. Ce la dovremmo poter fare, ce la dovremmo poter fare. No, ma ha pigliato a me, maledetto. No. Salva, 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 salva. Petti, che c'ho pure i pirati. Sì, i pirati, i fantasmi. È morto. No. Porca boia. Ok. Basta, fantasmi. No, basta, fantasmi, si è rotto la ciola. Cos'è? Aia, salvami, Petty, stavo guardando il signore dietro, mi sono spaventatissimo. Signore, aspetta, non mi fido. Aspetta, non mi fido. Cerchiamo di andare al centro. C'è un pari dietro, c'è un pari dietro. Ok, vabbè. No, cosa? Com'era? Ossa? Non lo so. Allora, gli ho cosato dietro, cioè si è aperta la. C'era tipo un cuore, non lo so. Non ho visto cosa stavo guardando, il cuore stavo guardando. Mamma mia, non lo so, io mi sono visto cose che attaccavano da tutte le parti. Certo che, i vagoni di Trenitalia sono sempre più incazzati con la vita, Ok, hai occhio, visto? occhio, ok, Ghostbuster a posto. Oh, madonna, ci ha spostato il coso. Adesso va mille volte meglio. Ok, ce la possiamo fare, ce la possiamo. Io sono quello che sparo. Guardi che belli i treni del tempo. Metti, lo parri dietro. Ok, cosa ci aveva buttato prima? Posso buttargli? No, lo schizzo sull'orizzontale, che scemo. Aia, butta vado fuori di chaser, Porca boia, ci sto attaccando a tutti i punti. Petti, ok. Dobbiamo stare attenti al fuoco. Ho sbagliato. Anch'io, petti, lo salvo. Non riesco a capire, a distinguere il chaser dal fuoco. Ok. Vegna. Porca boia, sono morto io. Ok. No, ho buttato via. Petti. Oh no, buono. Guardi che. Petti, la salvo io, non ci sono problemi. Se non ci muori entro 10 secondi. Ok. Vuole fare doppietta, assistente. Ok. Uno, due, tre. Vada, bellissimo. Perfetto, preso. Bravissimo, assistente.
Bravissimo. No, bello. Era quello che stavo cercando di fare. Assistente 1, Trenitalia 0. Sai che adesso non può più salire su un treno di Trenitalia? Come faccio? Non lo faccia. Non lo dica. Per favore, è finito l'episodio. No, guarda, ce l'ha combutta contro di me. Ok, madò. Ok, altri 30 minuti solo per fare questo boss. La nostra vita ha molto più senso. Cosa ora abbiamo sbloccato? Passare, eh? No, non vada sotto le gallerie. Non mi dica che c'ho passaggi strani? No, no, ok. Passare di qua? No, basti, non penso che ci siano altri passaggi strani in giro per sto culo di mappa. Siamo al casino! Cioè, no, scusi, tutta sta fatica, abbiamo ucciso tre quarti della popolazione locale di stronzi. Vuoi fare una domanda? Dica. Siamo andati al casino per incasinarci così tanto. Aspetti che bevo perché sono traumatizzato. Sì. E tu bevi e... cioè, come abbiamo fatto? La prima volta ad arrivare fin qui. Abbiamo dato via il culo. O la tazza. O la cannuccia, non lo so, qualcosa abbiamo dato via. Perché c'ho un'irritazione dietro da quando siamo partiti con l'episodio di Cappe. Ma non entreremo nel casino. Perché a quanto pare io speravo di finirlo in questo episodio. Cappe, onestamente, hanno riempito di boss. E dai, non siamo andati male, siamo andati malissimo, voi non vedrete nulla. Grazie editing e The Long Gamer che devi editare questo più o meno 7022 ore di video. Ti amiamo, ma noi ci mangeremo la pizza prima di te. The Long Gamer. Cos'è? Domani mentre farai l'editing ti insulterà. No, adesso c'è il The Long Gamer del futuro che invece metterà tutte le scene in cui ho fatto schifo. e via dicendo, e piangevo come in un angolino. Futuro. Buono. Contro ogni aspettativa, siamo arrivati al casino. Presumo che ci saranno altri traumi, altre cose che non voglio sapere. Ma lo scopriremo la prossima settimana, perché lo psicologo lo stiamo già pagando, siamo anche in ritardo. Voi ovviamente non mandate l'episodio in tendenza, mi raccomando, siate magnanimi per favore. Ma lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete di aiutare il canale a crescere. E noi ci vediamo in un prossimo video. In un prossimo episodio, l'ho cambiato al finale, l'ho cambiato di nuovo. Ciao. Ma mai più. No, ne mancano due. No, ne mancano due di cosa? Di neuroni che non ci sono ancora suicidati.